mi presento, io sono Salvatore Monti, ma tutti mi chiamano Giuseppe, quindi io da sempre mi sono sentito più Giuseppe che Salvatore. Io vi parlo in qualità di referente del Lazio dell'AME. L'AME è l'associazione medici endocrinologi, cioè la società di endocrinologia col maggior numero di iscritti in Italia. Abbiamo organizzato per il 20 settembre un congresso sull'obesità. Il titolo di questo congresso è Obesità, vecchie frustrazioni e nuovi orizzonti. Il congresso si tiene presso l'ospedale Sant'Andrea di Roma e il motivo per cui abbiamo scelto questo argomento è che l'obesità è oramai uno dei principali, se non il principale problema di sanità pubblica, in quanto la sua prevalenza è in continuo incremento e l'obesità è uno dei fattori più importanti di rischio di malattie croniche come il diabete mellito di tipo 2, come la malattia cardiovascolare, i tumori, e pertanto l'obesità è una condizione che si associa ad un aumento della mortalità. La prevalenza dell'obesità nella popolazione mondiale è raddoppiata negli ultimi 30 anni. In Italia si stima che circa il 40-45% della popolazione adulta, includendo uomini e donne, sono in eccesso di peso e di questi circa l'11% è affetto da obesità. La situazione è ancora più preoccupante se pensiamo all'età infantile. La prevalenza dell'obesità in bambini dagli 8 ai 10 anni è stimata al 10%. Ci troviamo di fronte quindi a una condizione importante, tanto è vero che l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha utilizzato il termine di pandemia. L'endocrinologo e come altre figure professionali è importante nella gestione dell'obesità ed in particolare spesso il malato obeso chiede all'endocrinologo se la sua condizione è la conseguenza di una patologia endocrina. Purtroppo, come tutti saprete, nella stragrande maggioranza dei casi non vi è una vera patologia endocrina responsabile dell'obesità. È vero però che l'obesità, soprattutto nelle forme più gravi, si associa ad alterazioni e determina alterazioni endocrine e metaboliche che verranno discusse in questo congresso e soprattutto verranno forniti in questo congresso gli strumenti per poter analizzare, interpretare e gestire nel modo migliore queste problematiche nel soggetto obeso. In una seconda parte del congresso si parlerà del trattamento dell'obesità. Voi sapete che la terapia dell'obesità è spesso fallimentare, il che determina frustrazione non solo nel malato ma anche nel medico. Il trattamento dell'obesità è un trattamento multidisciplinare e durante il congresso verranno affrontati i diversi aspetti di questo trattamento multidisciplinare, cioè l'aspetto psichico, l'aspetto psichiatrico, l'utilizzo di farmaci, l'eventuale ricorso a terapia, a chirurgia bariatrica, ma è ovvio che il cardine del trattamento dell'obesità è rappresentato dal cambiamento dello stile di vita, favorendo da un lato l'attività fisica e dall'altro un adeguato apporto dietetico. In tal senso si affronterà e verrà discusso come i diversi tipi di dieta sono in grado di favorire il dimagramento nel soggetto obeso. Io vi ringrazio per l'attenzione, mi auguro di incontrarvi il 20 settembre e buona serata a tutti.